dall'altra è il più grande gesto di generosità che si possa avere, che si possa fare in questo momento storico in cui la gente si toglie la vita perché non ha prospettive lavorative, in cui abbiamo 9 milioni e mezzo di italiani che almeno una volta nel 2017 hanno usato psicofarmaci, 2 milioni e mezzo che vivono stati anche se alternati di depressione. La depressione non parla della patologia, parla dello stato d'animo che tanti di noi a volte vivono, di non avere pressione, di non avere obiettivi, di non avere voglia, di essere apatici, far prevalere la pigrizia, piuttosto che la voglia di fare, di costruire. Il nostro paese ha bisogno di questo, che voi abbiate 20 anni, ne abbiate 60, che voi siate uomini e donne, che voi facciate impresa perché generate posti di lavoro o perché voi siete un posto di lavoro e avete capito che il più grande soggetto giuridico che noi abbiamo aperto è io, SRI. Ognuno di noi ha una società a responsabilità illimitata di cui è titolare amministratore tutti i giorni nel nostro modo di fare, di comportarci, di essere clienti, amici, di essere partner, di essere fornitori, di essere colleghi. Ragazzi, questo paese si rialza nel momento in cui la fiducia e la speranza si alzano, nel momento in cui noi ci ricordiamo che 2 generazioni fa i nostri nonni non avevano niente, non avevano la cultura, avevamo un paese che mediamente aveva la quarta elementare, non avevano le materie prime, non avevano le infrastrutture, però avevano il fuoco sacro, avevano la voglia di ricostruire un paese, avevano la voglia di lasciare l'Italia ai loro figli meglio di come l'avevano trovata. Allora, il motivo per cui oggi sono qua, per cui ogni giorno vado in giro per l'Italia, nei prossimi 16 giorni faccio 17 aule, lo faccio per un motivo, perché sono fortemente convinto che per tanti di voi questa è stata una bella giornata, però per alcuni di voi questa può essere la giornata, quella in cui voi avete capito che sta roba qua non è un gioco. Questa roba qua è la dimostrazione che possiamo progredire, migliorare. Questa roba qua è la dimostrazione che in ogni momento nella vita, se noi ci prendiamo la responsabilità delle nostre azioni, delle nostre scelte, del lavoro costante e continuo da fare, noi possiamo diventare la versione migliore di noi stessi. E se noi diventiamo la versione migliore di noi stessi, la nostra azienda può diventare la versione migliore di se stessa, la nostra famiglia può farlo, il nostro paese può farlo, ed è così che noi lasciamo il mondo un po' meglio di come l'abbiamo trovato. Spesso aspettiamo che siano gli altri a fare un passo. Il mio invito, se volete, la mia esortazione, il mio grido è questo, che queste 110 persone abbiano capito fortemente una cosa, che là fuori c'è gente che ha perso fiducia, che non ha futuro, che non ha speranza, e hanno bisogno fortemente di occhi vivi, hanno bisogno fortemente di qualcuno che invece ancora ci crede, hanno bisogno di qualcuno che ha capito che loro non sono solamente clienti o fatturato, ma sono persone. Hanno bisogno fortemente di qualcuno che ha capito che loro non compreranno solo se il prodotto e il servizio è buono, ma se loro possono finalmente fidarsi di noi. Questa è la grande missione. Questa è la responsabilità che ci dobbiamo prendere. Accettare e capire che ogni volta che qualcuno firma la propria commissione o fa un bonifico, non sta decidendo di spostare i suoi soldi, sta decidendo di fidarsi di noi. E la fiducia è il modo in cui l'amore prende forma. La fiducia è il modo in cui l'amore fra le persone riesce a toccare terra. La fiducia è il modo più forte, più potente con cui noi possiamo cambiare il mondo. E allora che qua ci siano 110 persone che vanno in giro a diffondere fiducia, 110 persone che contagiano di fede, fiducia, prospettiva, tutti quelli che incontrano, perché è così che avvengono le grandi rivoluzioni. Una pacca sulla spalla alla volta, un occhio che brilla alla volta, un gesto, anche solo un piccolo gesto alla volta. Le cose straordinarie sono le cose normali, quelle che ci hanno insegnato i nostri nonni. Fate bene e tutti i giorni. Grazie.
Posso dire una cosa? Alle frecce di 10 persone. Vai, vai, Donata. Gianluca è una droga. Se te la dà piccole dosi non riesci più a far senza. Voglio dire due cose. La prima, siamo in piedi, vorrei che questa standing ovation non fosse solo per me, perché è fuori di retorica, eh? La vita è fatta così, è fatta di attaccanti e di difensori che coprono le spalle degli attaccanti e di persone che organizzano e fanno sì che tutto vada bene. Tutta questa giornata avete visto Simone, ma in realtà c'è uno staff dietro che lavora. Io vorrei fare sì che questo applauso arrivasse a tutti loro. Grazie per esserci. E poi, io dovrei non sentire più quella fittina al cuore che senti quando ti rendi conto che il mondo è pieno di gesti d'amore che si chiamano voli, treni, autostrade. Io dovrei non stupirmi più quando arrivo in aula e trovo gente che ha fatto 2, 3, 500 chilometri, che ha volato tutta la notte, che ha fatto il dritto per essere qui. Io dovrei non stupirmi più sapendo che c'è gente che viene da fuori Italia. Eppure mi stupisco, mi rallegro, gioisco e mi rendo conto che faccio veramente quello che sognavo da bambino. Sono una persona benedetta, perché non era dovuto che voi foste qui e soprattutto non era dovuto che voi foste qui così. Sono passate più di 8 ore, avete fatto 2, 3, 4 ore di viaggio, ve ne aspettano altrettante, non avete mollato il carro, avete preso punti, avete riso, vi siete impegnati, avete messo la faccia, vi ho chiesto di stare in piedi, siete stati in piedi. Questo è lo spirito che ci vuole. Ogni grande cambiamento parte dall'accettare una scomodità. Tutto ciò che è comodo oggi sarà scomodo domani, tutto ciò che ti sembra scomodo oggi è l'inizio di una crescita. Allora io vi voglio dire grazie con la G maiuscola, con un cuore così grande, perché voi siete la testimonianza che questo paese è pieno di talenti. Grazie.